Ecco, Angela, Sì. siamo di nuovo in diretta. Siamo Oh, vediamo un po' se adesso di ci siamo nuovo in riusciti. diretta e adesso aspettiamo un po' di feedback dai nostri Sì, amici. sì, sì, sì. Ho visto che ci sono anche dei miei ascoltatori. Fate come fate di solito nel mio programma. Ditemi se si vede, se si sente. Sì, perché può essere che sia la piattaforma di live che ha. Qualche problema? Allora ci siamo, stavolta ci Oh. possiamo fare. Sì. Ci vedete, ci sentite, insomma. L'assistente mi dice di sì. Ecco, Ah, perfetto, perfetto. Allora possiamo ricontinuare. Ricominciamo da capo. allora rifacciamo ancora un'altra, un'ultima, solo un'ultima verifica. Tutto a posto. Ok, va bene, ci siamo. Quindi adesso cominceranno ad arrivare. Ecco, ciao Angela, incominciano a scriverti. Ciao. Molto bene, eccoci qua. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Allora, come adesso io ridico di nuovo quello che ho Eh detto. sì, ricominciamo da capo. Di nuovo, quello che ho detto prima, ridò di nuovo il benvenuto a tutti i nostri amici di Focus, il mistero della vita. Do il benvenuto a tutti i tuoi amici, cara Angela. Benvenuti tutti qua nel salotto di Anna questa sera. Ripeto, cioè sono felice di ospitarti, so che sei già stata ospite da noi a Focus, grazie perché hai accettato nuovamente l'invito di venire da noi. Per me è un piacere presentarti perché mi piace, cioè, molto il tuo libro. Io nel salotto di Anna sovente presento dei libri, no? Il tuo libro ovviamente è un libro che è molto interessante perché già solo il titolo, cioè è un titolo molto interessante, alieni, umani, questione di contatto. Quindi noi sappiamo che insomma nei tempi passati, già nella storia insomma, antica, noi ritroviamo, no, nei graffiti, nelle iconografie, quelli che sono i segnali della presenza comunque di queste entità aliene, no? E quindi è un discorso che continua, ecco, nella storia dell'uomo si presenta in modi differenti. Sappiamo oggi che comunque abbiamo i mezzi di comunicazione che possono permetterci di poter incontrare, documentare molto questo aspetto che fa parte della vita dell'umanità, fa parte della vita del mondo. Noi, sai, Angela, noi qua a Focus sul mistero della vita affrontiamo anche molto a 360 gradi, cioè questo discorso del mistero, no? Delle tante sfaccettature, di quei confini che l'uomo non riesce ad attraversare. Attraverso la spiritualità si vivono delle esperienze molto interessanti, le messaggistiche che comunque cioè, danno l'opportunità alla mente dell'uomo di rappresentare una continuità, quindi una vita oltre la vita in modi differenti, ma di certo la tua storia è una storia veramente molto, molto interessante. Voglio fare rivedere la copertina del tuo libro, Angela, eccolo, Alieni umani, per i nostri amici di Focus, il mistero della vita. Questo è un libro che io mi sento di consigliare molto, ve lo dico proprio, cioè da giornalista, da persona che ha avuto molte esperienze nel passato con queste realtà. Raccontavo da Angela, appunto, lo dicevo prima, che io mi ricordo negli anni 70-80 il bravissimo Pinotti, persona di grande professionalità, e anche, cioè io lo ricordo così perché io mi ricordo quando mio primo marito scriveva gli articoli su di lui, Marco Bernardini, scriveva gli articoli su PK, che era la rivista di Peter Colosimo, che ha scritto parecchi libri di archeologia spaziale, e li scriveva proprio su di lui, proprio per informare su quello che era il suo percorso, le sue ricerche. So che negli anni lui ha creato questo suo centro ufologico nazionale, di cui è presidente, no, Angela? Sì. Ecco, e comunque dobbiamo dire grazie alle persone come lui o anche come Angela che ha fatto una scelta non indifferente È non semplice. e non semplice. Ti faccio le mie congratulazioni perché hai avuto la voglia, la forza e il coraggio di fare una scelta,
hai creato un tuo canale, no? Dove sì. Tutti i venerdì sera mi pare che tu fai. Sì, tutti i venerdì sera alle 22 vado in diretta con questa trasmissione che si chiama Come il libro, Alieni umani, una questione di contatto. Però insomma, visto che prima abbiamo avuto di problemi tecnici, io volevo intanto salutare tutti gli ospiti, insomma tutti gli ascoltatori sia di Alieni Umani che di Focus. Io sono già venuta qua e ci abbiamo anche quella volta, diciamo, avuto dei problemi, io apparivo in uno schermetto blu e sembravo veramente un'aliena, col tutto che sono totalmente terrestre. E mi ha fatto molto piacere il tuo invito quando mi hai chiamato per partecipare, mi ha fatto molto molto piacere. E abbiamo avuto insomma degli scambi in questi giorni con te molto interessanti e quindi sono contenta di essere qui, di chiacchierare con tutti quanti voi. Sono d'accordo con te, e parlare di questi argomenti non è assolutamente semplice, il motivo per cui io quasi, insomma, no, diciamo al giro di boa della mia vita, quasi 50, ho deciso di parlare in realtà solamente 2 anni fa. E quindi ho passato tutta la mia vita, perché io ho questi prelevamenti, io preferisco chiamarli prelevamenti piuttosto che rapimenti, e i rapimenti li fanno gli umani, insomma gli esseri umani vengono a rapirti per i riscatti, no? Per queste cose qua, questi invece io li vivo come veri e propri prelevamenti e contatti, ma fin da ragazzina, cioè io non ho un ricordo non legato a loro, quindi i miei primi ricordi con loro riguardano, che ne so, avevo 2 o 3 anni, insomma proprio piccola piccola. E non è semplice, no? Perché tu già da bambina ti rendi conto che di questi argomenti non puoi parlare. Quindi alla fine ti dici, no? Ma chi se ne frega degli altri? Insomma, te la vivi per te, cerchi di fare ricerca da sola. Io intorno ai 22-23 anni ho preso la decisione, visto che sono sveglia quando mi vengono a prendere. Ecco, ci tengo a dire, io vivo una realtà, nel senso che non è che mi prelevano mentre dormo in astrale, no, questi sono esseri in carne ed ossa che mi prendono e quando arrivano, se sto per caso dormendo, mi svegliano e mi portano fisicamente in questi posti. Quindi è una cosa proprio concreta e reale, gli incontri che ho con loro sono concreti e reali. Il primo che ho avuto con uno di quelli che ho chiamato biondi, della razza dei biondi, è avvenuto in una villa, avevo 15-16 anni, quindi proprio carne ed ossa. E capisci da te che a un certo punto, all'età di 22-23 anni, ho deciso di non avere più quindi un atteggiamento passivo rispetto a quello che mi accadeva, ma visto che sono sveglia, visto che mi ricordo poi la maggior parte delle volte che poi mi riportano a casa molto di quello che accade in quelle ore, io me lo ricordo, ho deciso di intraprendere degli studi. Sì. Ma più di 20 anni fa, quando ho iniziato, mai avrei immaginato di doverlo condividere, che poi un giorno l'avrei condiviso, perché lo fai per te, per capire tu. Ma tu, Angela, quando eri piccola, scusa se ti interrompo, quando eri piccola, cioè come la vivevi questa esperienza? Perché qui non è, cioè la tua esperienza, che è molto interessante, è veramente un caso, no? Notevole, cioè non è un'esperienza che, per dire, è frutto di allucinazioni, no? È frutto di certe condizioni di cui poi magari dopo noi ne parleremo, no? Di parasonnia, sì. Oppure no, ecco, quelle condizioni, no, questa è stata un'esperienza reale. Cioè tu come la vivevi da piccola? Ti vergognavi? Avevi paura? Allora, intanto c'è da dire che questi esseri accompagnano, intanto faccio una piccola premessa, chi mi ascolta da un po' lo sa, io non posso parlare delle esperienze altrui, posso parlare solo esclusivamente di quello che vivo in prima persona, quindi so bene che ci sono un sacco di persone che raccontano tantissime esperienze in cui io non mi riconosco, in cui non ritrovo, no, quei particolari. Io posso raccontarti solo quello che accade a me. Questi esseri, quando prelevano una persona, la prelevano per un discorso collegato probabilmente alla biologia e al DNA. Quindi quando sei prelevato accade fin da bambino ed è una cosa presente già nel tuo ceppo genetico. Quindi significa che hanno preso o tua madre o tuo padre o un tuo nonno, uno zio, qualcuno, insomma, è presente proprio nella linea genetica. E hanno degli accorgimenti, diciamo un manuale, no? Sì. Di approccio all'essere umano, che è più o meno sempre lo stesso. Per cui quando sei bambina, tanto non hai le sovrastrutture che si vengono a creare nel tempo, no? Tu sei piccola, hai 2 o 3 anni e ti sembra tutto quanto normale. Normale e allo stesso tempo
un po' straordinario, ma non ci fai così tanto caso, non è una cosa, stai ancora crescendo, no? Io il primo impatto che ho avuto è stato quando poi l'ho cominciato a raccontare a mia nonna, l'ho cominciato a raccontare alle tate, questo perché hanno cominciato a leggermi le fiabe, e quindi quando mi leggevano le fiabe, mi raccontavano di queste principesse, io gli dicevo che le conoscevo, perché mi venivano a prendere la notte. E ovviamente mia nonna, soprattutto con lei, io nel primo capitolo racconto anche di questo fatto un po' particolare, a un certo punto mia nonna mi proibì proprio di parlarne, mi disse che dicevo delle bugie, che le bambine belle non le debbono dire, che poi no, lei era molto religiosa, per cui che all'inferno, no? Gesù ti punirà, eccetera, eccetera. Io ero arrabbiata tantissimo. Quindi quando questi esseri mi venivano a prendere, volevo assolutamente a tutti i costi che si facessero vedere, almeno da mia nonna o da mia parte, no? Credesse, certo. Certo, certo. Quindi, vabbè, l'atteggiamento che loro hanno nei primi tempi che ti vengono a prendere è molto tranquillizzante. A parte che il vero e proprio prelevamento anche da adulti, quindi tutto il tempo che intercorre della tua vita in cui ti vengono a prendere, loro utilizzano delle tecnologie, per cui tu hai una sensazione di calma generale, di intontimento generale, a volte provi anche, soprattutto nei confronti di biondi, loro sono in grado di farti provare delle vere e proprie emozioni che non evidentemente riescono a entrare in contatto con la nostra biologia, per cui il mio corpo inizia a produrre dopamina, no? Tu serotonina, tutte queste cose qui, per cui io... ormoni della felicità. Esatto, io a un certo punto mi ritrovo che 2 secondi prima ho terrore, 2 secondi dopo li amo, e dentro di me provo quell'emozione e dico, ma com'è possibile, no? Perché c'è una parte del mio cervello. Perché li chiami biondi? Li chiamo così perché... si è talmente detto tanto, è talmente tanto detto di tutto su questi esseri, no? Ognuno racconta la propria, che alla fine io non ritrovandomi con la stragrande maggioranza delle cose che vengono raccontate, ho preferito proprio fare chiarezza, cercare di fare chiarezza il più possibile. Quindi io ho a che fare con questi esseri che non sono i nordici, non sono, che ne so, i pleiadiani, non mi ritrovo con poi le descrizioni che vengono date di questi esseri, quindi ho preferito dargli un nome di fantasia, di pura fantasia. Li ho chiamati biondi, ad esempio, una razza, ma non è che sono solamente biondi, hanno un aspetto molto simile a quelle che sono le popolazioni del nord dell'Europa, della nostra terra, però dentro tu puoi trovare anche alcuni di loro che hanno i capelli scuri, gli occhi scuri, la pelle ambrata, c'è insomma una diversificazione. Resta il fatto che quando hai, per quanto possano essere e sembrare umani, quando ne hai uno di fronte non hai assolutamente nessun dubbio di trovarti davanti a un alieno, capito? Sì. A parte la bellezza, che non ha a che fare con un gusto estetico, ma proprio con una simmetria particolare che questi esseri hanno. Cioè, scusa Angela, sì. Sai che comunque la bellezza, quando tu dici una simmetria particolare, comunque la bellezza viene generata proprio da un equilibrio. Esattamente. No? La famosa regola d'oro, quella di Fidia. No? Sì, la regola di Fibonacci viene rispettata completamente. Quando ne hai, ma questo però in realtà... E per quello che ti dicevo, è al di là dell'aspetto fisico, perché ci sono altri esseri, no, che ho chiamato per esempio testa strana, che hanno un aspetto completamente diverso dal nostro, hanno i due emisferi completamente separati, hanno un viso diverso dal nostro, hanno una pelle diversa dalla nostra, quindi sono... No, c'è anche una differenza sessuale, tipo maschio femmina? Oppure sono androgeni? No, in questo, per quanto riguarda alcune razze, come testa strana, è presente sia le femmine che i maschi. Sì. Sono presenti tutte e due, così come nei biondi, no? Ci sono appartenenti al sesso femminile che maschile. E però, al di là, dicevo, del testa strana, che è completamente diverso da quello che tu potresti, insomma, paragonare a un essere umano, resta il fatto che riconosci che hanno una certa simmetria, una certa composizione che li rende da quel punto di vista belli, simmetrici in questo senso qui. Senti Angela, ma cerchiamo di fare e rappresentare alla mente dei nostri amici, cioè come avviene l'incontro, dove vai, quindi la descrizione dei posti, di modo che la mente dell'uomo in qualche modo riesca a rappresentare la tua esperienza, che è, ripeto, un'esperienza straordinaria, ma noi sappiamo che tutte le cose che non appartengono alla norma, no? Creano, no? Delle paure, delle diffidenze, delle negazioni, ecco.
Allora la cosa importante credo che prima di tutto sia quella di incominciare a vederle, ecco, in qualche modo. Quindi quando arrivano, intanto arrivano di giorno, di Allora, notte. intanto da quello che ho capito finora, ecco, io ci tengo a dire, non sono un guru, non sono, no, non sto qui per, no, per confessare la mia esperienza, io sono qui per raccontare la mia esperienza sperando che quello che racconto susciti in chi mi ascolta un dubbio che poi possa portare la persona a cercare le risposte, no? Quindi noi arriveremo un domani a creare un gruppo di studi con dentro degli scienziati anche per arrivare ad avere poi delle prove inconfutabili attraverso delle metodologie altrettanto inconfutabili. E questo è un lavoro importante da fare. Questo è il motivo per cui... Anche perché ci sono delle testimonianze diverse, Angela, no? Cioè, voglio dire, tu hai questa testimonianza, però poi ci sono anche altre persone che vivono delle esperienze diverse. Totalmente diverse. Io, infatti, come dicevo prima, non posso sapere che cosa succede agli altri, posso sapere solo ed esclusivamente quello che vedo e quello che vivo. Quindi adesso, andando in onda, ma già da prima, ho individuato, ho conosciuto delle persone che hanno le mie stesse identiche esperienze, quindi c'è un gruppo nel gruppo, ci condividiamo le nostre quello che ci accade e cerchiamo di mettere insieme i dati per poi fornirli a chi ci ascolta. Però è chiaro che quello che racconto non deve essere percepito come una realtà. Io non sono qui perché spero che la gente mi creda, lo dico sempre con tutto il rispetto, non mi può importare che voi mi crediate o meno, no? Mi può importare di una persona che conosco, che fa parte della mia vita. A me interessa che voi abbiate un dubbio, in maniera tale che questo dubbio, lavorando dentro di voi, vi spinga ad aver voglia di sapere come stanno le cose, intendo per tutti i misteri che collegano l'uomo alla sua esistenza. Finora quello che abbiamo capito, e quindi parlo al plurale proprio perché ho questo gruppo di studi, quello che abbiamo capito intanto è che questi esseri scelgono, ecco un'altra cosa, l'addotto secondo noi non ha nessuna peculiarità che lo rende speciale o superiore agli altri. Questi esseri, quando io parlo con loro, me l'hanno sempre detto fin da bambina, tutti voi siete speciali, ognuno lo è in maniera diversa, quindi l'adduzione, l'addotto è semplicemente una persona che svolge in quel momento, viene prelevato perché sta svolgendo una funzione. Non è addotto perché ha delle peculiarità così straordinarie. Io sono una persona totalmente normale, cioè non sono così intelligente, c'ho anche, no, faccio le mie gaffe, soprattutto, soprattutto in diretta con degli aspetti. Insomma, sono una persona proprio, direi, proprio ordinaria, no, rispetto alla massa. Non sono... Ma tu ti sei chiesta perché è proprio te? Certo, quello te lo chiedi un sacco di volte, da quello che ho capito, come ti dicevo, qui adesso vado con ordine, no? Quindi quello che abbiamo capito intanto è che questa sperimentazione ha a che fare con tutti gli esseri umani, cioè questi esseri ci hanno proprio fabbricato nella realtà dei fatti, sono venuti su questo pianeta così come fanno in altri pianeti, vengono, trovano un pianeta dove la presenza della vita è già esistente, quindi manifesta, e dopodiché adattano, fanno dei lavori genetici su un essere vivo che può essere in grado di accogliere questa energia intelligente che è della Terra e che si possa declinare in una forma materiale che può svolgere tutto un cammino di comprensione. Nel nostro caso, a un certo punto, più o meno 6 milioni di anni fa, c'è stata questa divisione. Dopodiché io credo, questo è quello che pensiamo per ora, no? Siamo un gruppo di studi, sì, che gli addotti... Sulla base, scusami Angela, sulla base di che cosa? Scusa se io ti interrompo ogni tanto, sì, no, ma solamente perché voglio cercare di puntualizzare per i nostri amici che ci stanno seguendo. Cioè, quando tu dici 6 milioni di anni fa, cioè, sulla base di che cosa? Vi è stato detto? Lo dico perché ci sono molti genetisti che stanno lavorando rispetto a questo aspetto e sono riusciti a capire che almeno risale almeno a 6 milioni di anni fa il primo intervento genetico che c'è stato e che ha dato luogo a delle cose che sono successe nel genoma e che ha proprio suddiviso le specie, cioè le scimmie hanno continuato a fare il loro percorso, le possiamo vedere ancora adesso, e noi ci siamo proprio staccati e diversificati. Quindi all'incirca 6 milioni di anni fa c'è stato almeno il primo intervento genetico. Ci sono alcuni genetisti che parlano di almeno 3 esointerventi che sono avvenuti nel corso della nostra storia. Quindi cominciamo ad avere anche dei riscontri scientifici di quello che sto raccontando. Dopodiché io credo che
nel corso del tempo loro hanno osservato e osservano, come fanno sempre senza intervenire, questa possibilità che noi rappresentiamo, e all'interno della sperimentazione c'è un gruppo che siamo noi addotti, almeno per quanto riguarda me, parlo delle esperienze come le mie, questo gruppo di persone è come un esperimento, no? Tu vai dentro un laboratorio e ci sono delle cavie e fai un esperimento, poi c'è un gruppo che lo utilizzi come gruppo di controllo, che lo controlli, non so cosa controllano, comunque controlli di generazione in generazione. Ecco, in due parole, per me l'addotto è quello, noi facciamo parte di questo gruppo di controllo, quindi non abbiamo peculiarità o poteri o cose straordinarie, o migliori degli altri o superiori agli altri. No, siamo semplicemente facente parte di questo gruppo di controllo. Dopodiché, quindi, il prelevamento avviene sempre solo ed esclusivamente nella stessa identica maniera. Abbiamo individuato almeno 5 fasi. Una prima fase, te le racconto in velocemente, la prima fase avviene già durante la giornata, ancora prima che avvenga realmente e materialmente il prelevamento. C'è qualcosa dentro di noi, ci sono proprio dei dati, no? dei ricettori del corpo che ti fanno proprio capire che tu quel giorno verrai prelevato. Dopodiché succede che arrivano a prenderti, di solito in orari notturni, più o meno, diciamo dalle 2:30, ecco, l'adduzione dura sempre un'ora e mezza, non di più, al massimo 2 ore. Quindi vieni prelevata, nel senso che proprio tutti quanti a un certo punto succede qualcosa, e qua stiamo parlando di tecnologia che noi intravediamo, ma ancora non è molto chiaro, no? Cioè creano una situazione per la quale nella zona dove tu avviene il prelevo, tutti quanti vengono addormentati, quindi si agisce secondo noi sulle onde proprio cerebrali e quindi si induce un sonno profondo in tutte le persone che stanno nei dintorni. Te lo dico per certo perché E questo vuol dire che non ci sono testimoni di questo. Sapessi quante volte mi è successo di provare a svegliare le persone che stanno, che ne so, il mio compagno ad esempio, no? O le persone che, quando ero più giovane, che vivevo insieme a delle amiche perché ero studente, no? Si viveva insieme, non sono mai riuscita, anche se devo dire che in più di un'occasione mi è capitato di assistere a prelevamenti altrui, se poi te lo racconto. E quindi niente, ci sta questa prima fase dove poi cioè, quindi è tutto studiato, come quando noi andiamo a fare purtroppo le nostre incursioni a livello militare, che viene studiato tutto, no? Ci sono i satelliti, no? Il drone che controlla, ecco, la stessa cosa a livelli chissà, no? Per noi inimmaginabili, viene preparata tutta l'azione. Per cui a un certo punto ti entrano in camera, cioè si apre proprio un muro, e anche qui a livello tecnologico intervengono sulla materia, entrano di solito 3 piccoletti, li ho chiamati così, ma sono quelli che vengono descritti come grigi, li ho chiamati piccoletti perché anche qui non è che proprio corrispondono con tutte le descrizioni o le immagini che ho visto in giro. Intanto hanno tutti questi esseri, tutti, dal primo all'ultimo, anche quelli che non si occupano di adduzione, hanno sempre avuto 5 dita per le mani, anche piccoletti, anche grigi, mai visti con 3 dita o 4 come si vede, no? nei disegni. Hanno sì la testa molto grande, ma non è così grande, non è esageratamente grande, è particolarmente tonda, hanno questi occhi a mandorla molto grandi, neri, la loro pelle, che poi potrebbe essere anche una guaina, non è detto che sia esattamente la loro pelle, che li ricopre tutti, è di un grigio, diciamo perlaceo, di un grigio, e vengono questi 3, entrano nella tua stanza, ti svegliano, uno rimane fermo vicino al foro che si è creato, gli altri 2 ti svegliano e cercano, ti dicono proprio dai Angela svegliati che dobbiamo andare, e tu vai via con loro, capito? Questa è la parte. Quando tu mi dici tu vai via con loro, cosa succede? Succede che proprio fisicamente, materialmente ti prelevano, quindi ti a un certo punto subentra. Quando stai, se per esempio sei agitata, sei nervosa, e quindi quelle cose che loro fanno affinché tu sia calma non funzionano, interviene il cosiddetto, io lo chiamo testa strana, che è un essere molto molto particolare, che ha delle doti di ipnotismo molto potenti, e dopodiché ti addormentano e ti portano via. A volte ho visto tutta questa fase, quindi mi vengono a prendere questi 3 piccoletti, mi prendono per mano, saliamo sul balcone o sul terrazzo, dopodiché saliamo, non so dirti se sono loro, perché molti di questi esseri hanno degli aggeggi sotto i piedi che gli permette di levitare, io so che mi sento sollevare,
e dentro è dentro un posto che è un posto molto grande, molto spartano, dove ci sono, c'è uno spazio immenso, molto grande al centrale, e poi ci sono ai lati di questo velivolo ci sono dei sedili. Quindi questo piccoletto ti fa sedere, c'è un'imbragatura molto particolare a croce, te la imbraga, tu sei veramente imbambolata e rimbambita in questa fase, e dopodiché vieni addormentata. A volte ho visto, perché quando vengono a prelevarmi, non prelevano solamente me, prelevano anche altre persone, e mi è capitato spesso e volentieri di vederle queste persone, di vederne, che ne so, 7-8, quindi la maggior parte delle volte in cui ti vengono a prendere ci sono presenti comunque anche altre 7-8 persone, esseri umani come me, che vengono a loro volta presi. Che parlano con te? Cioè che difficilmente, guarda, solamente in questa terza fase, cioè quando proprio veramente arriviamo nel posto, per ora abbiamo individuato almeno due basi, una in una zona marina, l'altra in una zona di alta montagna. Sei riuscita a localizzare, cioè a parte il tipo? Pensiamo di sì, però ovviamente questi dati non li forniamo. Non si possono dire, certo. No, non li forniamo, per ora non è proprio, no, il caso. No. Quindi abbiamo più o meno individuato e insomma scendiamo, veniamo fatti scendere da questo non è un'astronave, è un vero e proprio, no? un vettore che anche qui non mi corrisponde con quelle cose che vengono descritte, gli avvistamenti, no? o i video che ho visto. Questo mezzo, la maggior parte delle volte, ovviamente io ci sono dentro, quindi difficilmente riesco a vederlo da fuori, però ogni tanto mi è capitato, e sono di color nero più del nero, un nero lucido marmoreo, è un velivolo lungo che ha le ali fatte così come una V, no? Ed è sospeso in aria, per cui io non ho mai visto, non vedo come poggia, vedo che a un certo punto c'è una sorta di portellone che si abbassa da dove noi scendiamo, quindi dalla pancia di questo attrezzo si scende e noi camminiamo, e quindi io lo vedo di lato, no? Vedo questa forma qui con queste ali così. È un sigaro? Una forma un po' a sigaro? No, non ha niente a che vedere con un sigaro, è un po' allungata, ma non è un sigaro, è proprio una forma neanche tonda, è tipo un seme di melone, ti potrei dire, no? Qualcosa fatto un po' così, con queste ali così, non è assolutamente a sigariforme. Sempre lo stesso mezzo? Sempre lo stesso mezzo, chiaramente magari lo cambieranno, però anche gli avvistamenti che ho avuto nella mia vita, più o meno è sempre quella la forma, sono oggetti neri, 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 ma veramente neri. Qualche volta mi è capitato di vedere un velivolo un po' più piccolo, di forma un po' diversa, leggermente più tondeggiante, e mi sembra, qua lo sottolineo, mi sembra di color argentato, comunque chiaro, e lì era guidato dai piccoletti. Ne sono certa perché mi ci sono risvegliata dentro, quindi lo so per certo. Però normalmente tutti i mezzi utilizzati da questi esseri per fare prelevamenti o comunque per spostarsi sono di color nero, nero fumo, nero pesce proprio, nero, nero marmoreo, nero, più nero, non ho mai visto una cosa così nera, sembra proprio un marmo nero, perché poi è lucido, sono lucidissimi. Quindi da lì a un certo punto facciamo un tragitto a piedi, e lì ci scortano normalmente quelli che io ho chiamato, che sono una sorta di milizia vestita di nero con della strumentazione addosso, quindi hanno una sorta di tuta particolare, color nero, ci accompagnano per un tragitto che noi facciamo, e dopodiché di solito c'è una zona dove sembra che ci sia un muro, una roccia, in realtà si alza, si apre, scendi delle scale, poi ne scendi altre, poi arrivi davanti a una sorta di ascensore montacarichi molto grande e molto anche questo spartano, e da quel momento in poi vieni calata giù, non so dirti, però per parecchio, scendiamo per parecchio, e dopodiché ti ritrovi in un ambiente molto ampio, e veniamo appoggiati addosso a un muro, un ambiente dove sono presenti anche delle strutture fatte di ferro, insomma, no? Veniamo messi lì, a quel punto i miliziani, quelli che ho chiamato così, non ci sono più, vanno via, si fermano lì, a quel punto ritorna in testa strana con il piccoletto e tu vieni introdotta veramente nelle basi di questi esseri, che non descrivo,
ho fatto delle descrizioni nel mio libro, in qualche puntata ho accennato delle cose, a un corridoio molto particolare, al fatto che ci sono, mentre percorri questo corridoio, ci sono due livelli, per cui c'è tutta una passatoia con delle scale e tu vedi proprio che ci sono due livelli e ci sono delle stanze anche sopra e vedi questi esseri che si affacciano e nelle basi ci sono anche altri, tanti altri esseri che non hanno a che vedere con l'adduzione. E non hanno a che vedere con noi, non interagiscono con noi, però non do tanti particolari, almeno in questo, prima, in questo momento, perché io sto facendo ricerche, sto cercando altre persone che come me hanno, si ritrovano in quello che racconto. Però voglio dirti che comunque anche delle situazioni come questa possono offrire l'opportunità alle persone che magari vivono delle esperienze così, di mettersi in contatto con te. Sì, che è quello che desidero, insomma, no? No, perché penso certo. Che comunque, cioè io capisco la difficoltà che vivono le persone che stanno vivendo delle esperienze fuori dalla norma e che quindi non vengono facilmente, no? Ad esempio, il nostro amico che qui ha scritto permettetemi di essere scettico, ha tutto il diritto di essere scettico. Devi essere scettico, esatto. Se mi permetti posso rispondere. Esatto. Secondo me una persona sana di mente, logica, Paolo Detentore, permettetemi di essere scettico. Certo che puoi essere scettico. Paolo, una persona, secondo me, logica e sana di mente, non può, se non ha esperienza di una cosa, non può essere che scettico. Nel senso che quello che io racconto non può suscitare un credo, non può e spero che non susciti un credo nei miei confronti, perché sennò sarebbe vano tutto quello che sto facendo. A me serve proprio il dubbio, lo scetticismo. Noi non sappiamo come stanno le cose, voi non potete neanche sapere se io racconto o meno la verità, no? Però se quello che io racconto vi suscita un dubbio, allora dovreste voler sapere esattamente come stanno le cose. Quindi chiedo anche alle persone che non credono per partito preso, di unirsi a questa, no, questa battaglia. Cerchiamo di fare in modo che nasca un vero e proprio comitato scientifico per l'ufologia, dove all'interno ci siano scienziati, storici, persone credibili. Esatto, e cominciamo a fare studi soprattutto genetici, perché qualche dato l'abbiamo, no? Se alcune persone come me raccontano di essere prelevate e altri, per esempio, prelevano me e non prelevano il mio vicino di casa, un motivo ci sarà qualche cosa a livello genetico che non potremmo scoprire. Quindi io chiedo proprio il ricercatore, la figura del ricercatore, il ricercatore è quello che non sa, ha un dubbio, in un senso o nell'altro. Io credo che nel futuro noi avremo a disposizione un test per cui quando una persona racconta come me di essere addotta, basterà fargli un test e si capirà se quello che poi racconta è credibile perché è veramente addotta oppure no. Quindi lo scetticismo è ben accetto. E Angela, per agganciarmi a quello che tu stavi dicendo, bisogna appunto anche lì creare un po' di discrimine tra quelle che possono essere le esperienze delle persone, no? Parlavamo noi prima di andare in diretta, ad esempio, di fenomeni, di esperienze che le persone vivono durante delle condizioni ecco particolari, tipo la parasomnia, no? Dove tu sei convinto di avere vissuto realmente, no, questa esperienza, perché c'è il problema, no, del nostro cervello, no? Certo, io guarda, posso, Anna, posso solamente... del nostro cervello, quindi... Posso solamente, Anna, dirti quella che è l'esperienza che sto raccogliendo, soprattutto in questi 20 anni, no? Che sto studiando questo fenomeno. Premesso che, come ripeto, per l'ennesima volta voglio essere proprio chiara su questo, lo dico soprattutto per chi non mi conosce, io non posso sapere cosa vivono gli altri, io posso raccontarvi cosa viviamo noi, no? Prima di tutto questi esseri sono in carne ed ossa, quindi l'esperienza è nella realtà, non è in un altro piano, non avviene in astrale, non avviene mentre dormi, non avviene mentre, cioè, come dire, ti prendono l'anima e quindi avviene, no, in questa forma animica e il corpo rimane a lei. No, sei prelevato in carne ed ossa e questi esseri sono in carne ed ossa. Premesso questo, quindi, bisogna innanzitutto dire che ci sono delle peculiarità che ha l'addotto, che abbiamo capito finora, e una delle cose che ci contraddistingue tutti è che noi sappiamo perfettamente di essere addotti, cioè l'addotto lo sa di esserlo, non può avere dei dubbi, perché ti succedono delle cose talmente reali durante il corso della tua vita e visto che ti vengono a prendere per tutta la tua vita, tu
Ecco, per sempre succede questo. Succede per sempre, quindi non può essere che, benché tu possa ricordare, ma male, no? Per un po' e poi... Succede anche quello, nel senso che, ovviamente, essendo uno studio, ci sono anche delle persone che vengono prelevate una tantum, ma io non sto parlando di loro, sto parlando delle persone come me, che hanno a che fare con questi esseri sin da bambine per tutto il corso della tua vita. Quindi, siccome ti prendono da sempre, anche se poi fanno delle cose affinché tu non lo ricordi, o a volte sei proprio il tuo cervello che ti mette al riparo, no? E quindi fai in modo che tu non ricordi. Resta il fatto che pesa, certo. Certo, resta il fatto che ti rimane comunque qualcosa, e quindi tu sai, assolutamente sai, di essere prelevata. Noi funzioniamo esattamente al contrario di come si sente molto spesso raccontare. Tutti noi sappiamo di viverla questa cosa, e tutti noi invece vogliamo essere assolutamente normali. Quindi mettiamo in pratica, durante il corso della nostra vita, tanti accorgimenti, perché stiamo lì, soprattutto io da bambina ero veramente, fino all'adolescenza, molto preoccupata che gli altri se ne potessero accorgere. Io volevo essere normale a tutti i costi, quindi è esattamente il contrario, no? Tu sai che vivi questo, sai che è una cosa, tra virgolette, straordinaria, straordinaria perché è sconosciuta, chiaro, no? E vuoi essere normale, quindi non lo racconti, ti camuffi. Io avevo addirittura tutto l'elenco delle cose che dovevo fare per sembrare più normale possibile. Chiaro? Sì. Quindi è proprio anche un atteggiamento mentale diverso. L'addotto è una persona normalmente molto forte, molto resiliente, è abituato, potrei dire, di vita in vita evidentemente, c'è qualcosa in noi che fa sì che questa cosa che viviamo non comporta uno sfasamento mentale. Che cosa intendo? Che questa esperienza straordinaria non va a inficiare la nostra capacità di crearci la nostra felicità, la nostra vita. Chiaro? Quindi difficilmente un addotto ha bisogno poi di ricorrere a uno psicologo, a uno psichiatra, a psicofarmaci. Siamo persone proprio, viviamo queste esperienze e siamo adatti a questa esperienza, e soprattutto questi esseri mettono in pratica talmente tante cose per fare in modo che questa esperienza non infici sulla tua vita, perché per loro è importante che non infici sulla tua vita. Per quello a volte l'addotto non ricorda bene, o lo ricorda un po' leggermente ammantato da sogno, che non è esatto. È più, sai quando succede che vai a qualche festa e ti bevi un bicchierino in più, sei un po' offuscata, no? Sei stanca magari e vai a dormire, ma senza anche no, ricorrere al bicchierino. Ci sono delle volte che uno lavora, soprattutto il venerdì sera, sei stanchissima, vai a letto e non ti ricordi bene se hai chiuso, no, alla finestra, e la mattina dopo c'è il dubbio se l'hai chiuso o meno, stai un po' così frastornato. Ecco, è uno stordimento, però insomma sai perfettamente, no, che vivi una realtà piuttosto che un sogno. Ecco, un'altra cosa fondamentale, visto che hai parlato di parasonnie, è il fatto che non c'è la paralisi, questi esseri non paralizzano. Cioè, tutte le esperienze che ho sentito raccontare, che riguardano, no, il fatto che questi esseri vengono nella tua stanza e ti paralizzano e tu non puoi muovere neanche un muscolo del corpo, ecco, io credo che prima bisogna, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però prima bisogna togliere tutto quello che in realtà già la scienza spiega. Per cui ci sono molti fenomeni legati ai fenomeni, no, legati ai problemi legati al sonno. Può succedere che il nostro corpo è già addormentato e in realtà tu sei sveglia, perché quando tu vai a dormire il nostro corpo mette in moto tutta una sequela di cose, no? Si paralizza, e si abbassa il livello, no, il battito cardiaco, succedono delle cose. Poi si entra nella fase REM, e ogni più o meno 60, 70 minuti, 90 minuti entri in una fase REM. Noi abbiamo almeno tre fasi, no, in cui sogniamo durante la notte, poi ci ricordiamo solo l'ultimo. E può succedere che durante queste fasi tu ti svegli, ma il tuo corpo continua a dormire e quindi continua a produrre tutte quelle sostanze, il nostro cervello produce tutte quelle sostanze che poi ci fanno sognare. Quindi tu in realtà sei sveglia, perché ti sei svegliata, c'è stata un'anomalia lì, no? C'è stato un risveglio, il corpo in realtà sta dormendo e il tuo cervello continua ad essere influenzato da tutte quelle sostanze che ti permettono di sognare. Quante volte avete fatto, come ho fatto io, sogni, no, molto reali? Quello che avviene perché ci sono delle funzioni del nostro cervello. L'adduzione non ha a che fare con questo, non sei assolutamente paralizzato. Certo, ci chiede una nostra...
Amica, ti dice Donatella Conti dice: Angela, hai mai provato a fare resistenza a questi prelievi? O sei sempre stata incuriosita e consenziente? E poi ti chiede Graziella ti dice: puoi farmene una alla volta, perché sennò mi perdo, perché anche io sono stanca il lunedì sera, inizio della settimana. Non te ne avrei dati più di due di domani. Ma già due per me. Voglio bene, non voglio partire. No, stasera sono particolarmente stanca, perdonatemi. Allora, Donatella, ecco già mi sono per... No, Donatella, ovviamente nessuna persona sana di mente, anche se io sono sveglia e ho contatti con questi esseri di altro tipo rispetto all'adozione, nessuno può essere felice quando vengono a prenderti, no? Se è una cosa anomala, è una cosa che ti scaraventa dentro alle tue paure più profonde, più recondite, l'ignoto, non ci si può abituare al prelevamento. Io col tutto, no, che so le cose, è sempre una cosa che mi lascia così a bocca aperta. Ci sono state tantissime volte che ho provato a scappare, insomma ci sono tanti aneddoti che potrei raccontarti, ma adesso magari se ti va vieni sul mio canale quando ci sono le mie trasmissioni, ascoltatele, le racconto spesso, no? Di io che scappo per tutta casa con sti piccoletti che mi inseguono, certe volte in situazioni anche abbastanza buffe, però poi finisce sempre che vado con loro, perché interviene il testa strana, come ho detto, o perché intervengono i biondi, quindi finisci sempre per andare con loro, non c'è possibilità di ribellarsi. Quelli che raccontano, io non mi ritrovo con quelli che raccontano che li hanno picchiati o che si sono ribellati e questi esseri non sono venuti più. Quelle sono fantasie, secondo me. Stiamo parlando di esseri che hanno una tecnologia per noi inimmaginabile. È come dire che il tuo gatto ti scappa per casa e tu non riesci mai più a prenderlo. Prima o poi lo prendi. Salvatore De Rinaldi dice: quindi dovrebbero essere i cosiddetti senza anima che non possono più riprodursi e ci usano per prelievi di materiale. Guarda, Salvatore, se ne dicono talmente tante. No, rabbrividisco davanti a tutto questo. Io non ho questo tipo di esperienza. Tutti questi esseri hanno un'anima, io ho avuto esperienza anche in questo senso. Noi siamo una declinazione di un'energia intelligente, quando dico noi intendo tutti gli esseri, tutto ciò che esiste in questo universo, quindi è innanzitutto impossibile che ci sia qualcosa senza anima, soprattutto qualcosa vivente senza anima. In secondo luogo, il nostro corpo, cioè il materiale fisico, il nostro corpo è un contenitore di un'energia, e quindi il nostro corpo, dal punto di vista noi sapiens, abbiamo un corpo che è adatto ad accogliere un tipo di declinazione di energia intelligente legato al pianeta Terra. Quindi noi siamo una manifestazione materiale di un'energia. E per far sì che l'energia intelligente che mi pervade possa manovrare questo corpo, possa, no, essere questo corpo deve essere agganciato e deve essere in simbiosi con questa energia. Un essere che non viene da questa terra e che viene da un altro pianeta, chissà in quale, no, in quale, chissà a quanta distanza c'è tra noi, quanti anni luce, non può assolutamente abitare e prendere possesso di un corpo umano, perché è proprio una declinazione di materia diversa. Quindi queste sono cose che io ho sentito dire, raccontare, ma ci sono, so che ci sono, no, tanti studi. Io, ognuno fa quello che gli pare e crede a quello che gli pare. La mia esperienza non combacia con questo e mi sembra molto anche una visione molto, molto medievale, molto scatenata dalle paure. Cioè abbiamo sempre questa paura che vi è qualcuno che ci toglie l'anima, no? Che ci toglie qualche cosa, come se noi contenessimo chissà che cosa di straordinario. Noi siamo straordinari, ma tutto ciò che esiste è una manifestazione di un'energia unica, intelligente, che ha creato tutto. Quindi siamo semplicemente una diversa manifestazione. Certo, ma un'emanazione. Ma a te non viene mai da pensare, di fronte ai film, no, ai film di fantascienza, pensiamo anche a quelli, i primi, ecco, film, cioè non ti viene mai da pensare che comunque gli sceneggiatori e i registi comunque vadano ad attingere da qualche archivio particolare, cioè che non sia tutto, come dire, ex novo, no? Ma che in qualche modo, cioè, si sia mutuato da altre fonti un'informazione, per cui la riproduzione, quando c'è, tu vedi, no?
gli extraterrestri rappresentati un po' come quelli che di biondi, no? Come li hai descritti tu con gli occhi, no? La mandorla, così. No, no, i biondi non hanno gli occhi a mandorla, quelli sono i grigi. I biondi hanno degli occhi molto grandi, molto belli, ma no, normali. Mi sono sbagliata io, scusa, perché anch'io stasera sono un po' corta. Lunedì sera. E i grigi, cioè quindi quando tu li descrivi che sono così con la testa, no, fatta un po' la, allora cioè, vai a riguardare un po' quali sono le tipologie, no, che vengono rappresentate. Cioè tu non pensi questo, che comunque ci sia già una possibilità da parte di chi lavora su quello che è poi l'immaginario collettivo, perché comunque voglio dire, attraverso i film si possono educare le masse anche, no? E si possono anche spaventare le masse, come esatto, succede sempre. Esatto. Allora, intanto, come ho detto prima, per quanto riguarda la mia esperienza, quello che ho capito finora è che appunto questi esseri ci hanno fabbricato e sono qui da sempre. Quindi da sempre hanno a che fare con l'uomo, e da sempre l'uomo ha cercato, come succede ancora, no? Abbiamo sentito prima l'ascoltatore, ha cercato di dare una connotazione all'ignoto, attingendo a quelle che sono proprio le paure ancestrali che tutti noi abbiamo, che ci portiamo dentro. Quindi ci sono delle, proprio, come posso dire, degli archetipi che sono presenti in tutti noi e che corrispondono. Quindi la paura, potrei dirti che per tutti gli esseri umani ha più o meno sempre le stesse facce, e non è casuale. Quindi poi quello che tu percepisci dall'ignoto, come tu te lo metti dentro l'ignoto, dipende dalla tua cultura, da quello in cui tu credi profondamente, e soprattutto attinge a queste tue paure ancestrali che quindi collegano tutti quanti. Pochi ricercatori hanno il coraggio di indagare nell'ignoto, perché indagare nell'ignoto significa mettersi lì nudo, no? Senza, faccio un esempio spesso, no? L'essere umano si divide in 90%, diciamo che fossimo tutti quanti su un aereo, 90% prende il paracadute che è sicuro, no? Che l'hanno costruito gli altri, è perfetto, ha tutte le caratteristiche, prendono, si fidano del paracadute costruito, quindi lo prendono, se ne indossano uno e si lanciano nella vita. Poi ce n'è una minoranza, io faccio parte di questi, in cui il paracadute me lo costruisco perché so di essere in grado di farlo, me lo costruisco durante la vita, non ho paura dell'ignoto, io voglio sapere. Ne ho timore perché giustamente è una cosa che non conosco, ma non permetto alla paura di lavorare per me. Chiaro? Cioè voglio avere il controllo su me stesso, sulle mie paure. Quindi è chiaro che molta, no, della nostra, ma anche tantissimi libri, intanto la maggior parte dei film che vediamo traggono ispirazione da una cultura molto presente, soprattutto dagli anni 30, diciamo, no? agli anni 70, dell'ufologia, c'erano i vecchi Urania. Prima andasse a leggere, mio padre che aveva la collezione, io ne ho letti purtroppo pochi, ma avrei forse, adesso li vado a rispolverare, perché vedo che molte teorie che girano poi, finisce sempre, molti film che vedo finisce sempre, no? Che qualche mio ascoltatore un po' più grande mi racconta, ma lo sai che quel film lì l'avevo letto in un libro negli anni 50, no? E dico, vabbè, io sono un po' più giovane, io adesso dimmi il nome e me lo vado cercando. Quindi, quello che ti dicevo prima. Sì, cioè, i concetti si passano e si ripassano. Però devo dire che, per esempio, raramente alcuni registi mi hanno lasciato un po' perplessa, perché sai, quando tu vivi le cose e poi le vedi perfettamente rappresentate, allora qualche nostro sobbalzo lo fai. Per cui, per esempio, Spielberg spesso nei suoi film a tema alieno qualche cosa di importante lo cita, e se tu hai vissuto l'esperienza te ne rendi conto. Ma guarda, ultimamente ad esempio è uscita una serie TV che si chiama Messia su Netflix, scusate che faccio pubblicità, non sono legata al Netflix, ma per raccontarlo. Allora, io l'ho visto così, come seguo tutto, insomma, tutto ciò anche che è legato alle religioni, perché nei libri antichi queste informazioni su questi esseri secondo me ci sono. Allora io ho visto questo film, questa serie TV, sono rimasta impressionata, sbalordita, perché il protagonista di questa serie TV non assomiglia assolutamente a un biondo, assolutamente no, però dice delle frasi, e ti dico, come dicevo prima, no? Questi esseri, quando trattano con l'essere umano, è come se avessero un manualetto. È come, immagina se tu vai su un altro pianeta e c'è, ma più che un altro pianeta, immagina quando tu devi trattare, che ne so, con un cane o con un gatto, no? Hanno delle peculiarità, e tu ti ci approcci conoscendolo, no?
sempre nella stessa maniera. Se tu devi educare un cane, devi educare un gatto, ti ci approcci in una certa maniera. Ecco, quindi questi esseri, anche delle frasi che dicono, tu riconosci delle, proprio delle parole che dicono, dei concetti. Io ho visto questa serie TV. Parole dette nella tua lingua, comunque. Assolutamente sì, parlano, non hanno assolutamente nessun problema a parlare qualsiasi lingua, ma quella è una tecnologia che quasi quasi abbiamo anche noi, insomma, no? Quindi, e ti dico, in questa serie TV ci sta, c'è il protagonista che dice, racconta e utilizza proprio delle frasi che io ho sentito, mi sono sentita dire talmente tante volte da questi esseri che sono rimasta allibita, e mi chiedo, ma questi registi, no? Ma come fanno a saperle? Chi gliele ha raccontate? Hanno contatti? Qualcuno gliel'ha detto? Uno di loro è contattato, è addotto? Perché se tu non li conosci non le puoi sapere. Quindi anch'io ho delle perplessità. Brava, perché anch'io ho il mio dubbio, no? Perché dico, ma secondo me non è tutto ex novo, ecco, quello che ci fanno vedere, no? No. Io dico sempre Hollywood docet, no? Perché, no? Ma ti chiedevo prima, hanno sempre un atteggiamento gentile nei tuoi confronti oppure hai anche vissuto delle situazioni? Ho anche vissuto delle situazioni poco simpatiche, in una situazione in particolare che poi racconto nel mio libro. Mi sono svegliata durante un probabile prelevamento, io credo, che non riguardava me. E ho visto a un certo punto, era estate, dormivo insomma accanto al mio compagno, sentivo delle voci sul terrazzo. Io abitavo in questa casa romana, dove su un terrazzo molto grande, dove non c'era nessuno, non c'era possibilità di scavalcare, no, per entrare, dovevi proprio, no, passare dentro il mio palazzo. Quindi insomma, e ho sentito queste tre voci nel terrazzo e ho pensato a dei ladri. Quindi mi sono svegliata, ho visto questi tre, sembravano tre ragazzi d'estate, vestiti in maniera molto particolare, sembravano vestiti da carnevale perché faceva caldo ed erano vestiti come le Madonne, no? E lui, erano due donne e un uomo, e lui era vestito come un paggetto, con questi pantaloni aderenti azzurri e questa casacca molto particolare che è proprio tipica dei biondi. I biondi, quando ti vengono a prendere, hanno, o quando li vedi, hanno, a volte hanno questa casacca, questa divisa, no? Che è una sorta di pantacollant blu, azzurra più che blu, azzurra, con una casacca. A volte hanno anche degli stemmi, delle cose sul petto. Comunque, questo ragazzo era vestito così, un po' con questa calzamaglia. E poi c'erano queste due donne, queste ragazze, molto, molto belle, veramente, in una maniera abbastanza eclatante, vestite con questi vestiti lunghi, un po' tipo le Madonne cinquecentesche, per capirci. Per quello che tu dicevi, la nonna, che vedevi le principesse. No, io mi leggevano le fiabe, e nelle fiabe raccontavano di queste donne, no? La principessa è sempre bionda, meravigliosa, eccetera, eccetera. E io le vedevo, mi venivano a prendere, quindi, no? Così. Certo, dico, allora sono loro. E quindi niente, mi successe questa cosa qua, io pensavo che erano tre ladri, ci fu un interscambio abbastanza forte da parte mia con queste, specialmente con una di queste bionde, e dopodiché io mi sono girata perché non riuscivo a svegliare il mio compagno. Quindi in quel periodo facevano delle, purtroppo, i ladri entravano in casa addormentando le persone, non so se te lo ricordi, negli anni fine, inizio 2000, no, con gli spray, e quindi era successo anche negli alberghi. Esatto, era successo una cosa del genere al primo piano io abitavo in questo condominio chiuso, con tanto di portiere, eccetera eccetera, però proprio al mio, queste erano palazzine di tre piani, proprio nel mio palazzo, al piano terra, avevano svaligiato l'appartamento di del dottore che abitava al piano terra, con questa metodologia. Sì. Ed era successo, fai conto, un mese prima. Fine degli anni 90 era, più o meno. Sì, inizio 2000. Sì. Quindi a me è preso un colpo, perché dissi, questi sono ladri, perché questo ragazzo non si svegliava. E dico, adesso io chiamo la polizia. Ho fatto per girarmi, per chiamare la polizia, perché poi questa mi diceva, vai a dormire, e mi faceva un gesto molto strano, con le mani, no? E io dico, ma te sei impazzita, ma... Perché poi io gli urlavo, dico, ma che cacchio fate su questo mio balcone? Ma come siete entrati? Insomma, avevo, no? E questi, era come se non, proprio, mi diceva, vai a dormire, e continuavano a chiacchierare per fatti loro come se nulla fosse.
ha capito, una situazione proprio paradossale. Allora ho detto, ma questi qui sono tre ragazzi drogati che non capisco come, magari sai, usciti da qualche festino. Questo gli ho detto, dico, ma voi siete drogati, da dove siete usciti? Cioè, ma non vi rendete conto che questo è un appartamento privato, se l'è sul mio terrazzo? E quindi poi mi sono arrabbiata, mi sono girata, ho fatto per prendere il portatile per chiamare i carabinieri, e in quel momento è iniziato un rumore molto particolare che senti anche durante le adozioni. A me mi si è fermato il cuore, si è aperto il muro, questa è entrata dentro e non ti dico, là è successo di tutto. Alla fine è finita con lei che mi ha preso una gamba, perché io poi sono andata a letto, l'ho riconosciuta immediatamente, mi sono messa a letto, ho detto guarda, non mi far del male, ho capito chi siete, adesso mi metto a dormire. Non ha sentito ragioni, mi ha fatto una cicatrice che ancora ho sulla gamba, una cicatrice molto sottile, fatta come se fosse con un bisturi, no? Proprio finissima, e mi fece questa cosa qua, punizione. Ho sempre pensato, sai, la situazione qui su questo pianeta è un po' più complicata, non ci sono solamente gli alieni, ci sono anche quelli che io ho chiamato ibridi, che sono qualche cosa, li chiamo guardiani per ora, sono qualcosa nato dall'incrocio di alcuni biondi con un sapiens che potrebbe non essere noi, non siamo, anzi quasi sicuramente non è, e quando dico incrocio con un sapiens non intendo sapiens noi. Può essere che su questa terra ci sono tante cose che noi non sappiamo ancora, ma d'altronde ci sono stati dei momenti nella storia in cui l'essere umano, il sapiens, è convissuto con altri ominidi, quindi tante cose noi della nostra storia antica non la sappiamo. E questi guardiani sono una specie, l'unica vera progenie di questi esseri, l'unica vera progenie aliena su questo pianeta, è rappresentata da quelli che io chiamo guardiani, che sono appunto un incrocio nato per amore che non doveva esserci tra alcuni biondi appartenenti alla razza dei biondi e alcuni sapiens, non so quali sapiens, sicuramente non noi, che ha dato luogo quindi a questo gruppo di esseri totalmente uguali agli esseri umani, che sono qui su questo pianeta e hanno un po' il ruolo di proprio veri e propri guardiani. E tra loro possiamo dire, ho capito finora, sono divisi in due modi, in due forme di pensiero. Alcuni sono qui e fanno veramente i guardiani, cioè si occupano affinché l'essere umano non si autodistrugga, ad esempio, quindi preservano questo esperimento, hanno questo ruolo qua, e altri che svolgono questo ruolo pensando di trattare con una sorta di imbecilli, no? Perché noi siamo molto indietro, anche molto di noi molto illogici, non hanno molto, come dire, non hanno molto, a loro interessa semplicemente che la Terra non venga distrutta e che l'esperimento essere umano continui, ma non hanno così tanto a cuore, no? Il cammino dell'essere umano. Quindi probabilmente questa che mi ha fatto la cicatrice sulla gamba forse potrebbe essere stata una guardiana, sai, è molto difficile in quei momenti renderti veramente conto. Ma tu ti sei chiesta mai, cioè, qual è il ruolo che hai tu, cioè qual è il senso di questa tua esperienza? Quello che ti dico è questo: io credo che come bisogna che prendiate tutto quello che dico con le molle, come ho detto prima, insomma, non sono un guru. Finora ho capito questo, che l'essere umano è una possibilità che su questo pianeta non ci sarebbe mai stata. Cioè, bisogna che questo concetto si capisca molto bene per poi capire il resto. Noi non è che siamo stati accelerati, siamo scimmie che sono state accelerate. No, noi siamo stati proprio fabbricati, qualcosa che non ci sarebbe stato naturalmente su questo pianeta. E quindi nel momento che tu crei qualcosa, fabbrichi qualcosa che non ci sarebbe stato, dai luogo a un infinito N di possibilità. E questo infinito N di possibilità, quindi, è una vera e propria razza che siamo noi e che viene accompagnata nel suo cammino, come si farebbe con dei bambini. Sì. Quindi gli si lasciano quelle che io chiamo delle tessere. Gli si raccontano le cose come si farebbe con i bambini, attraverso delle fiabe. È da sempre che hanno a che fare con noi, le tessere della loro presenza ci sono da sempre, questo perché accompagnano la nostra storia, non la indirizzano,
perché siamo sempre noi che scegliamo, c'è il libero arbitrio, altrimenti verrebbero loro, salverebbero la terra da tutti i casini che facciamo noi, e noi non evolveremo mai. Noi no? Siamo gli esseri che fanno più danni. Quindi loro ci accompagnano, diciamo, arginano, no, che ne so, ci sono delle informazioni, Pinotti le racconta sempre, che se nei momenti in cui vogliamo far scoppiare qualche bomba atomica in maniera molto potente, questi intervengono e non funziona più niente. Ce l'hanno già lasciato fare, e se ancora continuiamo in quella direzione, allora lì intervengono. Ma normalmente non intervengono, perché siamo noi che dobbiamo prendere decisioni. Noi dobbiamo decidere come vivere su questo pianeta, che civiltà e che relazioni dobbiamo avere tra noi. Questo perché teoricamente questa nostra civiltà, questa nostra razza, i nuovi sapiens, dovremmo arrivare da qua a boh, non so quanto tempo, ad essere una razza come tutte le altre che abitano l'universo, quindi a conoscere altre razze, a proprio a entrare, no? A svolgere le nostre funzioni in questa cosa qui, che è una cosa che riguarda tutte le razze che sono presenti nell'universo. Quindi è un vero accompagno. Non è che voi vi, cioè, fra 2000 anni, fra 1000 anni, fra 400 anni, non è che noi saremo ancora qui a fare, no? A parte che non ci saremo, ma non è che saremo ancora qui a dibattere sul fatto che ci sono o non ci sono questi esseri. Noi dovremmo arrivare fra 2000 anni al fatto che andiamo a cena magari con un biondo, o andiamo a cena con un testa strana, o ci andiamo a bere qualche cosa con chissà quale altro essere dell'universo. Dovrebbe essere così, così è per tutti gli esseri evoluti di questo pianeta. Io quando vivo queste esperienze e vado nelle basi, io le vedo tutti questi esseri, uno diverso dall'altro, ognuno svolge la propria funzione, collaborano tra loro. Cioè, non so se si capisce. Mi fai sempre venire in mente Spielberg. Al bar, dove ci sono tutte le varie razze, no? Nell'inizio di Guerre Stellari. Sì. Quindi... Non è Spielberg, che è Lucas, però sì. Scusami. Vedi che stasera io... Stasera siamo... Veramente... Però sì, il bar di Guerre Stellari è molto emblematico. Lui? È molto emblematico, ma in tantissimi film ci stanno delle cose che ci possono essere, ci possono dare, no, qualche dubbio. Noi dovremmo arrivare a fare quello, non è che saremo sempre su questa palletta, no, su questa palletta microscopica. Poi c'è un altro discorso che voglio fare, e apro una piccolissima parentesi, forse un po'... No, non voglio scatenare polemiche per raccontarvi quello che... Bisogna anche, secondo me, essere veramente scettici e ragionare. La nostra Terra, per quanto meravigliosa, per quanto fantastica, fa parte di un universo, e la materia con cui è composta e tutti gli elementi che ci sono nella nostra Terra sono elementi che sono presenti in tutto l'universo. La nostra Terra è stata generata perché una supernova è esplosa e ha dato luogo al Sole, che a sua volta, attraverso la gravità, eccetera, 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 insomma, siamo arrivati ad avere il nostro pianeta. Quindi gli elementi presenti sulla Terra, no, sono elementi che sono in tutto l'universo. Io lo dico perché non sono d'accordo, questa è un'altra cosa a cui tengo veramente, io non sono d'accordo con nessun addetto ai lavori, con nessun ufologo, non sono d'accordo con nessun opinionista, perché le conclusioni che traggono poi non collimano con quello che vivo, ma non collimano anche con la logica. Per esempio la teoria degli antichi astronauti, per quanto possa rispettare, no, Sitchin e tutte le persone che la pensano in quella maniera, non collimano. Questi esseri non possono essere venuti qua perché volevano l'oro, perché basta andare su qualsiasi altro meteorite, ci sono, non so se voi lo sapete, ma ci sono delle stelle che quando esplodono diventano dei diamanti. Quindi quando esplodono ci sono frammenti di diamanti sparsi per tutto l'universo. L'oro è pieno, l'universo, di oro. Quindi cerchiamo anche di ragionare mettendo anche in funzione la nostra curiosità, documentiamoci, perché la scienza non ci deve far paura, non ci deve far paura, ci deve essere d'aiuto, no? Certo, infatti, cioè si deve partire. Poi voglio dire, dobbiamo anche pensare che esistono... Cioè, noi siamo legati al nostro sistema solare, ma dobbiamo pensare che esistono altri sistemi, sì, non solo il nostro. Quindi in questo diciamo che la mente dell'uomo non è così tanto avvezza, cioè, perché ha sempre una visione un po' uomocentrica. No? Certo. Giusto, quindi, se ci sono altri esseri, devono, e stanno qui
Anna, stanno qui perché ci devono o rubare l'anima, o rubare l'energia, o rubare l'oro. Sempre qualche cosa noi abbiamo di speciale rispetto a tutti, no? E anche questo è complicato, anche questo è complicato. No, però la cosa che io apprezzo molto di te, è stato il motivo per cui ho avuto desiderio, no, di invitarti con il tuo libro qua nel salotto di Anna, è perché c'è la tua, che credo che sia un punto di valore nei tuoi confronti, e la tua professionalità nel voler cercare di creare questo gruppo di ricerca per fare davvero un lavoro utile per l'evoluzione dell'uomo, no? Quindi penso che c'è, tutti quelli che fanno il pionierato, come lo stai facendo tu, perché il tuo è pionierato. Sì, purtroppo. Come lo è quello di Pinotti, cioè Pinotti è stato ancora più audace di te, perché lui, io me li ricordo quegli anni lì, come venivano trattati quelli che parlavano degli UFO, no? Tra le altre cose voglio dirti una cosa di Pinotti, anzi, e lui l'ha raccontato in un libro. Lo facciamo venire e siamo tutti e tre insieme. Ah, magari. Io l'ho avuto, vabbè, mi ha cercato lui qualche tempo fa, poi abbiamo fatto una conferenza insieme a Firenze e io ne sono stata molto contenta di farla con lui. Io collaboro con veramente pochi ricercatori, proprio per il discorso che ho fatto prima, no? Il tema è che un ricercatore non vive l'esperienza, quindi non sapendola prende il dato, prende per buono il dato che più gli comoda molto spesso. Ma che gli viene anche riportato. E che gli viene riportato. Pinotti, lui l'ha raccontato nel suo libro, ne ha scritti tantissimi, però poi ha fatto una cosa particolare, perché è venuto a raccontarlo anche nella mia trasmissione, perché è venuto ospite proprio qualche mese fa, abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata. E lui ha raccontato una cosa che collima con certe cose che so anch'io, che lui nella sua vita ha avuto un incontro particolare, non con uno di questi esseri, con i biondi, ma con, diciamo, un'emissaria, no? Che gli ha detto delle cose particolari, anche inerente poi alla vita che avrebbe condotto, e che collimano con certe cose che so io. Quindi lui, per esempio, è tra i pochi che ha vissuto veramente un'esperienza, no? Un'esperienza molto, molto particolare e molto forte. Quindi anche lui, se vuoi, è sempre stato in qualche modo, secondo me, anche accompagnato, comunque guardato, magari non in contatto, no? Per esempio, questi esseri accompagnano noi, alcuni di noi, io quando faccio le mie trasmissioni, adesso dico qualche cosa che magari a volte può capisco se alcuni di voi saranno veramente scettici, gli verrà da ridere, però questo è e io non posso fare a meno di raccontarlo. Le storie sono storie. Io sono in contatto, come ho detto, con alcuni della razza dei biondi, quindi non ci sono solamente prelevamenti nella mia vita, ma ci sono veramente veri e propri contatti fin da quando avevo 15-16 anni. È stata la prima volta che veramente ho parlato con uno di loro al di fuori del prelevamento, no? E questo è sempre poi successo, in periodi un po' più intensamente, in periodi meno intensamente. Quando ho deciso, nessuno di loro mi ha mai detto, quindi abbiamo proprio dei veri e propri dialoghi, ma nessuno di loro mi ha mai detto, guarda, tu sei adesso, no, ti abbiamo detto questa cosa e quindi poi vai e riporta. No, sono sempre state conversazioni molto private, nascono dalle mie domande e solitamente funzionano, anche io gli faccio una domanda, se la domanda gli interessa, allora mi chiedono, e tu che cosa ne pensi? E io gli dico che cosa ne penso. Allora, se in quello che io penso c'è qualcosa che gli fa capire che sto andando nella direzione giusta, allora ne parliamo. Altrimenti mi dicono proprio chiaramente, no? Non hai ancora pensato abbastanza. E ci sono delle domande che vanno avanti ormai da anni. Quindi rispetto all'umanità, rispetto alla nostra... Rispetto a tutto. Quindi è un accompagno fatto al mio grado di comprensione. Nessuno di loro mi ha mai detto di divulgare queste cose. È lasciato il mio libero arbitrio. Io alcune cose le divulgo, altre non le ritengo interessanti, altre ancora ritengo che non sia il momento e quindi aspetto un attimo di far capire bene che cosa sto facendo, proprio perché non voglio essere scambiata per una contattata, per una contattista o per un guru. Io non ho nessun messaggio da darvi, non conosco praticamente quasi niente e non voglio essere neanche presa come punto di riferimento. Io sono semplicemente una spargitrice di dubbi, questo è quello che faccio. E la cosa divertente è che questi biondi, seguono alcuni di loro anche le mie trasmissioni, e a volte a fine trasmissione io me li ritrovo e mi tocca che mi
mi chiedono spiegazioni di alcune domande che fanno gli utenti, non gli ascoltatori, e io non so che cosa rispondergli, perché trovano magari alcune domande molto illogiche, no? Senti, c'è una affermazione, sì. C'è un Salvatore, che, anzi una domanda, dice, sì, sicuramente, non ha parlato di amore, non ti sembra strano? Tutti gli esseri parlano di amore, che è la vera energia del cosmo, invece no. No, no, io ne parlo e come nel mio libro a profusione, magari non è capitato in fino adesso, no? Sempre mi hanno parlato dell'energia, dell'amore che può fare, no? Il fare, il fatto che questi esseri siano venuti qua e hanno fabbricato questa opportunità che è l'essere umano, quello è proprio l'amore, quello che è il vero amore, no? Cioè, tu senza aspettarti niente in cambio, crei una possibilità, quella è l'energia del fare. A un certo punto, quando evolvi, ti rendi conto che l'universo, come dicevo prima, è nato da una stessa e unica energia. Quindi tutto ciò che si manifesta è espressione di questa unica energia. Il fare e il distruggere appartengono alla stessa identica energia. È solo un diverso modo di manifestarsi, è solo una diversa opportunità. E allora alcuni di loro appartengono, hanno evidentemente fatto un cammino, un percorso talmente tanto ampio che utilizzano questa energia dell'amore e questa energia del fare, io la chiamo energia del fare, dà luogo a delle possibilità. Sempre me ne hanno parlato. E noi, è un po' quello che diciamo noi, il bene e il male, cioè il bene, il fare, il costruisce, il male distrugge, no? E non favorisce l'evoluzione. Cioè, in qualche modo potrebbe anche essere interpretato così, voglio dire. Non è, secondo me, però... È un tipo di lettura, no? Insomma, è un po'... È un tipo di lettura in cui io non mi ritrovo, perché anche l'energia del distruggere in realtà fa... Perché tu pensa a quante esperienze tu fai e quante cose capisci grazie al fatto che ti succede qualche cosa. Sicuramente può essere un passaggio, cioè diventa strumentale per l'evoluzione. Sì. Il nostro pianeta è un pianeta che è pervaso dalle due energie. Da una parte crea e da un'altra parte distrugge. Sono tutte e due compenetrate, una non può esistere senza l'altra. Tutte e due poi alla fine creano che cosa? Solo possibilità. Solo possibilità, solo manifestazioni continue di possibilità. Questo poi è l'amore, no? L'amore senza secondi fini, l'amore del fare, l'amore che crea una cosa che l'essere umano difficilmente riesce a capire. Mi piace questa domanda che fa Graziella a tutti. Hai mai visto i neonati di queste razze? Cioè, no, non ho mai visto nessun neonato, né dei biondi, né degli alieni, non ho mai visto i loro neonati, però ho visto la progenie, cioè quindi dei guardiani, ho conosciuto anche, mi è stato fatto questa, come posso dirvi, perché vi assicuro che non è una cosa che avviene normalmente, che lo fanno con tutti, mi sono stati fatti conoscere i loro figli, anche molto piccoli, quindi è chiaro... Come sono? Come? E come sono i figli piccoli? I figli dei guardiani, intendi? Sono come loro, più piccoli come noi, insomma, che i nostri bambini. Allora, l'aspetto dei guardiani, come ho detto, è indistinguibile da noi esseri umani, però i guardiani sono consapevoli di chi sono già da quando nascono, quindi loro sanno chi sanno di essere alieni, sanno di appartenere a una specie specifica, sono a conoscenza di tante cose, hanno una consapevolezza diversa dalla nostra, e questo già succede quando sei bambino, per cui tu ti trovi davanti a questi bambini che fanno abbastanza impressione. Senti, ma rispetto al tuo gruppo di lavoro, questo poi è un aspetto che per te è molto importante, ecco. Cioè tu intendi procedere, cioè, sempre così con l'ausilio di scienziati, cioè che partecipazione danno? Perché di solito voglio dire la scienza... Nessuna. Di solito la scienza non è poi così. Allora, partecipano privatamente alcuni di loro, ci sono, per esempio, c'è un
C'è un fisico, ad esempio, che mi ha, per una, è un anno, io lo sento praticamente tutte le settimane, è un anno che mi dice che prima o poi, è anche abbastanza famoso, che prima o poi verrà a lasciarsi intervistare e poi per un motivo o per un altro non lo fa mai, no? C'è sempre qualcosa. Però sono in contatto con molti di loro, mi scrivono in privato, non si fanno vedere pubblicamente e purtroppo siamo ancora, no, legati all'opinione pubblica e per quello che... spingo affinché ci siano i dubbiosi, perché siamo noi esseri umani, cioè tutti noi, io sto facendo questa cosa con gli ascoltatori, con i dubbiosi, chiamo la gente che mi ascolta e che è interessata a questo progetto, il popolo dei coraggiosi e dei dubbiosi. Noi possiamo fare influenza nel nostro fare quotidiano, e sono sicura, perché quella è la direzione dell'essere umano. Prima o poi noi vorremmo sapere come stanno le cose. Non ci basterà più, appunto, no, la sensazione, non ci affideremo solo ed esclusivamente alla parte spirituale. Noi vorremmo sapere come funzionano esattamente queste cose, no? Quindi ne vorremmo sapere di più. Noi mettiamo un seme, Anna. Quello, sì, che sto cercando di fare è un seme. Brava, sì. Non so neanche che fine farà questo. Mi reato, ma sicuramente, perché comunque, voglio dire, i vari dossier segreti che adesso ogni tanto, cioè, vengono disegretati, insomma. Disegretati, sì. Esatto, e sono la conferma, ecco, di quello che tu ci stai raccontando. Beh, guarda, molti di questi dossier, secondo me, dicono un sacco di cavolate, per carità, però in questo momento storico non è neanche tanto importante poi come è fatto il biondo, come è fatto il grigio. Questo momento storico, la cosa importante è, vi viene il dubbio che questi esseri siano qua? Qual è la vostra reazione? Cosa fareste? Cosa decidete di fare? Cosa volete fare? Cioè, davanti a una situazione straordinaria, ma anche che non riguarda questi esseri, perché io non ho esperienze solo in questo campo, ne abbiamo già parlato, mi capita di avere esperienze fin da bambina con quello che chiamo mondo altro, poi magari se mi inviterai di nuovo, certo, te lo verrò a raccontare. Il mondo altro mi piace come come termine, il mondo altro. È mondo altro, sì. Il mondo altro. Quindi, tutte queste esperienze qua, tu puoi decidere che cosa farne. Allora, le vivi e puoi decidere di sentirti superiore all'altro, sentirti meglio dell'altro, un prescelto, un guru, un maestro, quello che vuoi, no? Dell'esperienza che ti accade. Puoi decidere di affidarti alle religioni. Io non ho nulla in contrario con chi crede, per esempio. Se quella cosa ti conforta, va benissimo. Siamo talmente sperduti su questo pianeta che in questo momento storico va benissimo tutto. Però il dubbio, mantenere acceso il dubbio della scintilla, che poi è quella che ha fatto sempre evolvere l'essere umano. L'evoluzione è legata a quello, al dubbio e agli errori. Al dubbio, agli errori, al voler sapere, alla spinta che tu hai dentro di voler sapere come stanno le cose. Quindi noi mettiamo un seme, cosa se ne farà l'essere umano di quello che io racconto? Non mi riguarda. Capito? Se no, l'essere umano vorrà, si andrà in quella direzione, sì, se non vorrà, io lo avrò raccontato comunque. Diciamo che quello che è importante è che poi ognuno vada avanti nel fare il proprio compito. Ecco. Sì, sì, ognuno, siamo tutti speciali in maniera diversa, mi riapproprio delle frasi che mi dicono loro. Siamo unici e ripetibili. Unici e ripetibili, l'essere umano intanto dovrebbe cominciare a capire chi è, chi sei tu. Cioè, se tu sai veramente di essere, ti rendi conto che sei unico, che sei speciale, che sei imparagonabile e ti renderesti magari conto dell'assurdità della società che abbiamo creato, tutta basata sulla continuo paragonarsi all'altro, il lavoro che è organizzato così, i premi, tu devi essere più bravo dell'altro, quindi c'è, cioè, no, la competitività, tutte queste cose qua sono fasulle, questi esseri, come noi abbiamo organizzato questa società, a volte veramente quando facciamo questi discorsi io non so proprio che cosa dirgli, perché è completamente folle e illogico. Ma loro che opinione hanno di noi? Allora, rispetto all'essere umano come esperimento in sé, tutti sono interessati a questo, a questa possibilità, no? Poi ci sono alcuni che provano proprio una forte empatia per noi, ci vogliono, come dire, no? Provano, non so descriverlo, amore. Non è proprio un sentimento come il nostro, è quell'amore di cui parlavamo prima, no? Quell'energia là, questa possibilità che si manifesta, è un amore per tutto ciò che vive.
Ed è chiaro che vedono come la stiamo sprecando questa opportunità. Siamo un popolo totalmente, quando parlo di popolo intendo proprio noi esseri umani, siamo un popolo completamente fuori di testa e irrazionale, creiamo continuamente dei recinti dove ci ficchiamo dentro e li stringiamo sempre di più, creiamo delle società disarmoniche orrende. Noi per esempio non collaboriamo per funzione. Ti faccio un esempio, noi nasciamo, ognuno di noi, così quello che ho visto in loro, no? Quando tu nasci, uno si chiede che cosa sai fare, perché noi siamo un insieme di informazioni che viaggiano nel nostro DNA e che di vita in vita tu hai imparato a fare delle cose, per cui eccelli in una cosa piuttosto che l'altra. Noi passiamo il tempo a farci la competizione tra due persone, ma io sono nata con delle capacità che sono uniche, perché io sono unica e irripetibile, non assomiglio a niente, sono qualche cosa di incredibilmente unico, no? Quindi come posso paragonarmi all'altro? Io saprò fare qualche cosa e quella cosa io sarò l'eccellenza. E questo vale per tutti gli esseri umani. Allora noi fin da bambini dovremmo essere educati nel cercare di tirare fuori questa specialità meravigliosa che siamo e poi metterla al servizio della comunità per una collaborazione, per un sistema di vita più normale, più sano, più felice. Anche perché l'epigenetica ci sta insegnando che se l'evoluzione, come in parte Darwin non aveva torto, l'evoluzione ha anche a che fare con l'ambiente in cui tu vivi. Se tu crei un ambiente disarmonico e orrendo come lo stiamo creando noi, la nostra evoluzione si abbassa. Cioè io faccio delle puntate col dottor Stuparic, che è uno psicoanalista, e lui ci è venuto a raccontare che dagli studi fa... Saremo felici di ospitarlo. Anche glielo dirò. Lui, e con lui abbiamo fatto delle trasmissioni insieme analizzando molti di questi aspetti. Cioè più del 60% della popolazione mondiale soffre a vari livelli di problemi legati alla logica, legati proprio al funzionamento del nostro cervello. Quindi abbiamo degli, come dire, no? Degli sbarellamenti. Ma noi ce li abbiamo già adesso comunque, perché comunque... Sto dicendo il 60% attualmente della popolazione mondiale ha... Non è più sana. Le ultime ricerche che hanno fatto, ad esempio, dei ragazzi americani, e che dove sono molto abituati all'e-learning, quindi all'insegnamento attraverso la rete e quindi attraverso il video, che fanno fatica a studiare guardando i libri, non riescono più a fare questo, cioè bisogna capirla questa cosa. Che non... Oltre al fatto che c'è un analfabetismo funzionale incredibile, oltre al fatto che il livello di attenzione si è abbassato a una soglia di ma neanche 3 minuti, oltre al fatto che adesso vogliamo tutto immediatamente e subito e nessuno approfondisce un fico secco, per cui c'è una superficialità dilagante, ci sono tante cose che poi danno a... Comunque, al di là di come vive la nostra società occidentale, è proprio il pianeta, no? C'è una razza. Questa è una delle cose di cui discutiamo sempre. Una razza che la prima cosa che fa non è, ripeto, sconfiggere dolore e sofferenza, è una razza illogica che non va da nessuna parte e che si estinguerà. Cioè noi siamo qui su questo pianeta intanto per sconfiggere dolore e sofferenza nella nostra esistenza. Chiaro, perché se tu non sconfiggi questo, se tu non arrivi a sconfiggere il dolore e la sofferenza, significa che non hai capito nulla dell'esistenza e significa che non sei in grado di andare, di proseguire nel tuo percorso. E poi è una razza illogica, no? È il meccanismo di base, ecco, dell'essere umano, perché se tu togli tutti gli elementi di discrimine, la razza, la religione, il sesso, la lingua, cioè tutti questi elementi. La dice lunga, Anna, su chi siamo. Esatto, cioè noi, cioè, tendenzialmente noi dovremmo tendere a sfuggire alla sofferenza e inseguire la felicità. Ecco, queste sono, no, le due cose. Mentre invece abbiamo visto, insomma, quindi abbiamo tanto lavoro da fare. Siamo una razza molto, insomma, veniamo visti come una razza molto molto pericolosa, non bella e non piacevole. Sì, alcuni di loro sono anche guai. Siamo quelli che fanno più guai, ma anche come le creature che esistono sul pianeta, cioè noi siamo le creature che fanno più danno. Capiti? Anche la distruzione, come dicevamo prima, dell'energia, no? Anche la distruzione porta a qualcosa. Cioè,
le cose si distruggono perché si trasformano in realtà, no? C'è una metamorfosi delle cose che si trasformano. Noi invece abbiamo proprio il desiderio di distruggere, per accaparrarsi, per prendere, per aver possesso, per fagocitare, capito? Sì, è un'illusione. Siamo una razza, sì, direi, con tante possibilità di bellezza che non scegliamo. Quello che voglio dire è che queste cose qua sono presenti in ogni essere umano. Qual è la differenza tra un essere umano e l'altro? È che alcuni se ne rendono conto, scelgono di non essere così, scelgono di fare dei cambiamenti, scelgono di fare una metamorfosi già durante la propria vita. Quella è la cosa interessante da fare, cioè che tutte le esperienze che tu vivi, al di là dell'esperienza che tu vivi, ti danno l'input per fare un viaggio dentro di te e per fare una metamorfosi dentro di te. Non è che uno nasce buono, uno nasce cattivo, siamo di basic, capito? Tutte queste cose che abbiamo detto orrende, le abbiamo tutti. Guarda, mi fa ridere, no? Ci sono delle persone che uno, quando ero ragazza, io ho sempre fatto parte, no, di questi gruppi che volevano cambiare il mondo, no? Mi ricordo che c'è stato un periodo di tempo, quando avevo 17-18 anni, che andavo in giro, facevo le interviste sotto la metropolitana a Roma con questo gruppo di amici per cercare, volevamo cambiare il mondo, renderlo più umano, facevo parte di una corrente filosofica molto umanista, no? Allora facevamo delle domande alle persone, ma senti la crisi, oppure che ne so, ma tu faresti la guerra? E tutti ti dicevano no, sì, in base a quella che è poi, no, il perbenismo, l'immagine che uno voleva dare di se stesso. Quella stessa persona che ti dice che no, per carità, non avrebbe mai fatto la guerra, non avrebbe mai ucciso per accaparrarsi il bene di qualcun altro. Oh, peccato, bruttissima cosa, che ci sono questi bambini che muoiono di fame, no? È una cosa orrenda. Sono poi le stesse persone che quando vanno al lavoro sono in grado di fare le scarpe al proprio vicino di scrivania, sono le stesse persone che quando sei in fila per fare la spesa sono in grado di passarti avanti e di farti qualsiasi tipo di sopruso, sono le stesse persone che quando c'è un'eredità sono in grado di complottare contro il proprio fratello, contro il proprio familiare. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Tutti gli esseri umani, noi siamo tutti così, pure io, non c'è, cioè invece talmente tanta brutta. Sì, ma penso però che la differenza è nello scegliere di non essere così, nel rendersene conto e nello scegliere. So che comunque che quella, la differenza credo che la si possa creare in virtù di quella che è la nostra visione e la consapevolezza davvero di quello che noi siamo. Perché questo è ciò che ti permette di riuscire ad allargare gli orizzonti. Quindi quando la visione è molto più ampia, anche i meccanismi reattivi cambiano, no? E anche le gestioni delle ansie cambiano, e quindi allora tu hai possibilità con la tua mente, cioè, di progettare e di interpretare con un registro di lettura che ti dà molte più opzioni. Quando invece non hai ancora, voglio dire, un lavoro come il tuo, che è un lavoro che ha, cioè, o viene rifiutato in partenza perché è troppo, il meccanismo di difesa è, no, non è vero, questa qua è una pazza internata, una sbarellata, chissà che cosa gli hanno dato da fumare, deve cambiare pusher. Facciatore. Deve cambiare pusher, quindi, cioè, ci può stare quella cosa lì. Allora, se invece uno comincia davvero a interrogarsi che ci sono dei fatti, no? Dei fatti sui quali, cioè, non si può non interrogarsi, e allora, come dici tu, no? Avere i dubbi, porsi le domande, no? Quindi cercare, ricercare, ritrovare. In fondo noi davvero, cioè, siamo qua solo per andare a scoprire chi siamo. Guarda, poi alla fine penso che ci siano due grandi, grandi problemi. Due grandi, grandi problemi che possono un po' tirare le somme. Il primo grande problema è nato dal fatto che l'essere umano, noi non ci sentiamo, non sappiamo chi siamo, ripeto. Nessuno o pochissimi si rendono veramente conto di chi sono e di quanto sono speciali. Quindi se uno sa chi è, non ha bisogno né di paragonarsi, né di desiderare quello che non gli fa bene. Cioè è come mangiare una ciliegia, una tira l'altra, la consapevolezza è questo. Quindi se tu sai chi sei, non hai bisogno né di paragonarti, né di invidiare, né di... Capito? L'essere umano si muove per sesso, denaro e immagine di sé. Queste sono le tre grandi... L'ego è il grande nemico dell'uomo. Le grandi cose che ti muovono verso il fare nel mondo.
L'altra cosa fondamentale sarebbe quella di andare, ritornare ad appropriarsi della possibilità di studiare. C'è stato un momento nella nostra storia in cui c'è stata una separazione, no? Il corpo è diventato della scienza, appannaggio della scienza, e l'anima e tutto quello che c'è dentro della religione. C'è stata questa suddivisione che in quel momento è stata fatta perché la religione, cioè la Chiesa, in quel momento era la Chiesa cattolica che aveva la supremazia, perché non ricordiamoci che sempre erano, sono esseri umani, no? I papi, i vescovi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi guardiamo la nostra realtà. E sono mossi come tutti gli altri esseri umani. Dalle stesse identiche, dei stessi identici desideri e bisogni. Quindi c'è stato un momento che c'è stata questa scissione, e questa scissione è assurdo, è veramente assurdo, dura ancora adesso. La scienza all'epoca lo scelse, gli scienziati dell'epoca lo scelsero perché quella era l'unica maniera, altrimenti gli veniva veramente, no, venivano bruciati vivi. Quindi volevano studiare il funzionamento del corpo umano e vennero a patti, ci fu questo patto scellerato tra la Chiesa Cattolica e appunto gli scienziati, fecero questo patto scellerato, e la cosa assurda è che questo patto dura ancora finora, per cui tutto ciò che è spirituale, mai metterci il naso, mai azzardare l'idea che tu puoi sapere come funziona il funzionamento, perché già che tu dici questo non sei più spirituale, e vieni Anna attaccata non solo dagli scienziati, viene attaccata anche da quelli che fanno gli spirituali, cioè io vengo attaccata da ambo le parti, capito? Sì. Perché chi le vogliono questa separazione, la spiritualità è una cosa, la scienza è un'altra, no, noi siamo degli esseri che lavoriamo e funzioniamo tutto insieme, non si possono scindere le due cose, il corpo e l'anima, corpo, lo spirito, chiamatelo come volete, il corpo e l'energia sono la stessa mezzo cosa. Dell'anima, quindi viaggiano insieme, sono la stessa identica cosa, no. Quindi la dimensione, buona pace di tutti, noi arriveremo ad avere una strumentazione che sarà in grado non solo di testare l'anima, di testare le energie, di sapere come ci possiamo muovere, tutto quello che accade adesso di straordinario, di sì, magico, stanno iniziando a farlo, ci saranno degli studi scientifici inoppugnabili, così come le hanno fatte tutte le altre razze dell'universo che sanno le cose perché le hanno capite studiandole, no? Mettendoci anche il cuore, cioè e il cuore e la mente vanno in funzionano insieme. Io penso che l'evoluzione, Angela, cioè sia proprio quella che si possa arrivare un giorno ad una spiritualità della scienza. Sono contraria sia a chi dice che devi silenziare la mente, quindi l'unico modo per evolvere è la conoscenza, conoscere, no? Molti gnostici la pensano così. O quelli che dicono no, devi sentire, quindi attaci la mente, spegni la funzione del corpo. Penso che davvero c'è una frontiera, cioè che può essere la spiritualità della scienza o la scienza della spiritualità. Io direi l'essere umano. Senza dare da andare dei contatti. Quando vorremmo sapere veramente chi siamo e come funzioniamo, ci renderemo conto di quanto è stupido, no? Di quanto è logico più che altro separare le cose. Quindi abbiamo tante cose su cui ancora parlare. Quindi di sicuro, cioè, ti rinnovo l'invito per venire da noi su Focus nel mio salotto. Magari portiamo anche il professore. E poi sentiamo anche i Pinotti, organizziamo, facciamo un po' di salotti. Su questo molto molto volentieri. Allora, io ho visto l'ora, ho visto che ringrazio intanto tutti i nostri amici e anche i tuoi amici che sono venuti qua con noi questa sera su Focus, e spero che sia stato un buon tempo, che sia stato un tempo costruttivo e che abbia anche, come dici tu cara Angela, acceso il dubbio nella mente di tanti nostri amici di Focus, e quindi cioè, vi diamo appuntamento al prossimo salotto con la nostra Angela, e spero che lo si possa fare molto presto. Anzi, se ci sono delle domande da parte vostra, scrivetele nei commenti adesso alla fine della nostra diretta, e così ci le prepariamo già per la prossima, così tu Angela avrai già tutto il materiale da
da affrontare per quando ci ritroveremo di nuovo. Io ti ringrazio tantissimo, Anna, ringrazio anche Enrico Ballantini, Focus 3.0, il mistero della vita, per avermi invitato. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci di lunedì, insomma, no? Coraggiosi e Sono dubbiosi stati fino veramente tanti, vi ringrazio tutti. a quest'ora, quindi vi ringrazio. Se volete, se vi va, possiamo continuare anche a parlarne sul mio canale. Io il venerdì sera alle 22 vado in diretta, canale YouTube Angela Stella La Rosa. Se andate a vedere ci sono un sacco di video suddivisi per temi, no? E poi c'è anche il mio gruppo di studi su Facebook, Alieni Umani, una questione di contatto. Purtroppo siamo un gruppo molto selettivo, è un gruppo di studi per cui vi invito a leggere il regolamento e a rispondere alle domande. E quindi potremo affrontare qui invece su Focus quelli che sono i lavori, no, del vostro gruppo di studi, così Sì, potremo volentieri, volentieri. condividere e cercare di dare tutti insieme, di fare squadra per dare una mano. Poi io sono presente su Facebook come te, quindi se volete mi scrivete in privato sul mio profilo personale, insomma, ci sono vari modi, no? Per continuare a chiacchierare. Anna, sei stata Benissimo. fantastica, grazie. Sei stata fantastica tu, cara Angela. È stato Siamo veramente un tutte piacere stare in tua compagnia. e due molto, molto interessanti l'un per l'altra, grazie. Dai, penso che avremo tante cose da dirci ancora, è vero? Sì. Allora, cari amici, io vi do appuntamento al prossimo salotto. Dopodomani sera, per chi vorrà seguirmi, io avrò la mia rubrica dall'ufficio stampa dei piani alti, Rivelazioni Angeliche. Poi parleremo anche di questo. Un'altra volta, cara Angela. Come no? Dai. Allora, buonanotte a tutti e grazie Notte, sogni limpidi, ciao. per essere con noi. Grazie.